Radio Radicale, siamo con l'onorevole Simonetta Matone per parlare della guerra in Medio Oriente e in particolare della vicenda degli ostaggi rimasti nelle mani dell'organizzazione terroristica di Hamas. Allora, lei oggi ha avuto modo di incontrare questa associazione che Sì, si occupa. oggi questa associazione è composta da, è un'associazione che è nata a Los Angeles ed è diffusa in tutto il mondo, c'è circa 10.000 iscritti e si chiama Bring Them Home Now ed è un'associazione che sostiene la necessità assoluta del rientro degli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas ed è composta da parenti di vittime, delle vittime e da persone appartenenti sia alla comunità ebraica italiana che a quella, per così dire, mondiale. E oggi hanno chiesto di incontrarmi, io li ho ricevuti con grande gioia, sono venuti, non hanno ovviamente potuto indossare le magliette, che invitano alla restituzione degli ostaggi perché è vietato dal regolamento della Camera, ma quello che conta è la sostanza dell'incontro. Loro chiedono di non dimenticare la vicenda degli ostaggi che sembra essere passata, per così dire, in secondo piano. C'è una certa, come dire, non dico trascuratezza, ma insomma un consistente oblio su queste vicende. Loro non sono in grado nemmeno di sapere quanti di questi ostaggi sono vivi. Io devo dire, li ho ascoltati con grande attenzione, fermo restando tutto quello che è accaduto e sta accadendo dopo, che però non elimina l'orrore iniziale di questa vicenda che è cominciata il 7 ottobre, è una vicenda che è caratterizzata da atrocità di ogni genere, compiute in particolare nei confronti delle donne e del corpo delle donne. Ecco, quello che mi ha sorpreso è il silenzio colpevole che ha accompagnato questa vicenda per quanto concerne lo specifico femminile. Gli obbrobri e gli orrori che si sono perpetrati sul corpo delle donne sono passati assolutamente in cavalleria. Oggi mi sono rifiutata di vedere una foto che so che esiste, che è assolutamente inoppugnabile, che è quella di un bambino neonato che è stato cotto in un forno vivo. Mi volevano consegnare questa immagine, io ho detto che preferivo non averla e non guardarla. Però ecco, noi dobbiamo sempre tenere presente che tutta questa vicenda che sta affliggendo Gaza, le popolazioni, eccetera, nasce da lì. Noi questo ce lo dimentichiamo sempre nell'affrontare questo tema. La vicenda della liberazione dei quattro ostaggi di Noa, che è una delle donne simbolo di questo massacro, in qualche modo ha riaperto comunque l'attenzione dei media, che abbiamo visto che Hamas, dopo la liberazione di questi quattro ostaggi, ha dato l'ordine di ucciderli immediatamente se arrivano le truppe israeliane. Sì, non solo. Su questa liberazione c'è stata, secondo me, una campagna di controinformazione da parte di Hamas, perché Hamas ha diffuso la notizia che per liberare questi quattro ne sono stati uccisi 100. Questa è una realtà che è tutta da verificare e da approfondire. Quello che io credo a livello internazionale vada fatto è di spiegare tutto gli interventi possibili e per far cessare il conflitto, ma per liberare queste persone. Tra l'altro non si sa nemmeno quante sono, se sono vive, ci sono ancora due bambini abbastanza piccoli ostaggio, sempre che siano ancora vivi, e il dato inquietante è che uno di questi ostaggi o un paio erano tenuti dentro un appartamento che era di un medico e di un giornalista di Al Jazeera. Quindi, secondo me, c'è anche una grossa complicità da parte della popolazione nel sequestro in danno di queste persone. E
Le hanno raccontato anche alcune atrocità inedite. Guardi, io ne ho, come dire, io ho partecipato alla maratona del 7 marzo in previsione dell'8 marzo, in quell'occasione mi sono profondamente documentata e sono degli orrori che non possono essere nemmeno narrati. Quello che trovo assolutamente colpevole da parte dell'Occidente è avere dimenticato tutto questo. E quello che contesto è, per esempio, la posizione dei movimenti femministi, i quali hanno giustamente organizzato una manifestazione di ben 500.000 donne per l'atroce assassinio di Giulia Cecchettin, ed è giusto farlo. Però non ho sentito una parola nei confronti o di condanna o di censura di quello che è accaduto il 7 ottobre nei confronti delle donne. A me la politica dei due pesi e due misure non piace assolutamente. Pensa che cambierà qualcosa adesso dopo l'annuncio di Gantz di non voler di togliere il sostegno a Netanyahu politicamente? Guardi, politicamente è una situazione estremamente complessa e paradossalmente la liberazione di questi quattro ostaggi la Ah. complica da un punto di vista politico ancora di più. Quindi staremo a vedere quello che accade. Quel che è certo è che anche gli Stati Uniti mi sembrano essere arrivati ad un punto, come dire, di non ritorno nel sostegno ad Israele. Bene, io la ringrazio per averci dato conto di questo incontro con questo forum di questa associazione degli Stati Uniti che ha sensibilizzato l'opinione pubblica mondiale sulla vicenda degli ostaggi. La ringrazio per averci riferito di questo importante incontro. Grazie all'onorevole Simonetta Matone della Lega.